Con i tassi di interesse ai minimi, comprare casa sembra ancora un buon investimento. Pierpaolo e Patrizia stanno cercando un appartamento in una zona semiperiferica di Roma. C'è il terrazzo, è alto qua? Beh, vabbè, la zona è buona, c'è la metro. Molto luminoso, chiaramente è tutto da ristrutturare. Una volta deciso se l'appartamento è quello giusto, il problema si sposta sul mutuo. Il costo del denaro rimane il dato principale da guardare, ma gli ultimi dati di Banca Italia mettono in guardia dall'aumento dello spread. A risentirne sono i mutui a tasso fisso, che dalla seconda metà dello scorso anno sono aumentati di 50 punti base. In pratica, rispetto a settembre 2018, un mutuo di 100.000 euro costa oggi 300 euro in più all'anno. Banca Italia ipotizza che le banche, pagando più caro il loro debito, tendano a trasferire questo costo sui debitori più stabili, le famiglie. Tasso fisso o tasso variabile per il mutuo? Ma noi stavamo vedendo, io ero più per un tasso variabile, sì. Per cui, perché non credo che salgano più di tanto, insomma, i mutui. La scelta di Pierpaolo sta diventando sempre più comune. La quota dei tassi fissi nei nuovi mutui, infatti, è scesa del 3%. Un pericolo secondo Banca Italia, poiché il tasso variabile è molto più rischioso del fisso. Un altro effetto del rialzo dei tassi è l'appiattimento del mercato, cioè più il costo del mutuo sale, più il mercato scende. Quindi c'è molta offerta e c'è poca offerta di cose belle. Quello che manca oggi sono le compravendite dai 350.000 euro in su.